Misteriosamente. Federico Giovi. Eccolo! È lui, col panozzo! Ci risiamo! Stavolta il primo ad essere caricato. Ah! Guarda, sono contento. Andiamo a prendergli... Dai, ma si parcheggia davanti. Balatricchio Dan! Allora, cominciamo subito con un coglione che alle 9:02 del mattino non ha ancora comprato il tappio. Beh, che siamo appena andati dalla meta. E non ha pigliato un cazzo a stare lì. Ha mangiato panino e morte nera. Tranquillo, che poi inizio a scorreggiare io. Stai con le giate. Panini giga? Ne abbiamo? 3 euro di straccia. Poi alla fine tutto il resto ho speso tipo 5,50 euro. Vecchio di panozzo. E io ho preso una pizza, la solita pizza da 26 euro. I soliti panini all'antisemitismo. E diamo un po' di music. Used to be. No. Possiamo mettere della music che non sia di Greg? Siamo fermati lungo la strada perché abbiamo trovato un tartufo. No, è un bulbo di qualcosa. No. Abbiamo trovato questa casa abbandonata. Ci siamo fermati lungo il tragitto perché ne avevamo prima vista una, poi non ci siamo fermati. L'apo si era preso male perché gli piaceva, allora la seconda abbiamo dovuto. Se dovevi pisciare te? Peccato che hai già pisciato, perché quello lì è veramente bello. Mi invita quasi quasi. Sì, niente male. Zanzan. Sta qua la porta a casa, potrebbe tornarmi utile. Soprattutto ha molte setole. Sì. No, è che sono quelle nuove generazioni, sono fatte a uncino. Sono wireless. Sono wireless. Scopa wireless. E qui abbiamo il forno a legna. Questo è il grattapalle per quando... quando stai facendo la pizza è un momento libero. Ci siamo persi. Non neanche poco internet, benissimo. Siamo nella cacca, ragazzi. Presente la cacca? Ecco. Ciao mamma, sono in televisione. Carica. Siamo nella cacca. Siamo nella caccona, raga. Basta. Torniamo indietro. Oppure taffiamo. Magari ci rinfresca la idea. Ne manca uno perché è dietro di me e non riesco a riprenderlo. Il solito bruttone. Se faccio così è quello che Wedro mi rincorreva, ma tipo 20, 30, 40 metri al massimo, vecchio, stavo per sboccare dopo. La gioventù, io poi. 90 anni a non sentirli. Non sentirli. Cosa? 90 anni a non sentirli. Cosa? Ah, gli piace Gregorio. Sì, bellissimo. Che schifo. No, ma vecchio, guarda, è tutto giallo adesso la mia maglietta. Dobbiamo ancora trovare il posto. Allora, mentre cerchiamo, mangiamo. Cioè, il panino riusciamo a contenere la massa critica della stracciatella, ma è stata ha una guerra fredda. Lo devo domare. Mia madre me li compra. Un abitué dei pandorini. La mia devi prendere. Il Bauli non l'avevo mai preso e adesso lo riprenderò. Andrò sempre a perché c'è lo zucchero vero anche nei piccoli. C'è anche lo zucchero vero. E ce n'è una quantità industriale, tra l'altro. Ce ne dai un morso anche a noi? No. La pizza sì, ma questo... No. Oggi esamineremo un esemplare di Federico Giovi. Guardate com'è bello, come si trova bene nel suo habitat della... Bravo! Ce la faccio. Ma è buono! Oh. Secondo me Ste ha preso un po' troppo in serio questa storia del Pandoro. Bon, ragazzi, comunque c'è una gran storia dietro, ma... Dov'è Fede? C'è della malattia. Le storie dei fantasmi. È già stato possessato. C'è una storia che viene raccontata di questo pianoforte che era stato abbandonato dopo che fu fatta razzia da tutti quanti. E si dice che ogni tanto questo pianoforte torni a suonare misteriosamente. Forse ho appena sentito il rumore del pianoforte. Questo era un bel do. E adesso andiamo. Ascoltate bene. A vedere la casa. Another way to survive.
your rest in peace. Simultaneous release. Telephone. Gialli, Finferli. Siamo sulla via del ritorno, del rientro, del registrando. Siamo tutti destrossi. Sì, sto registrando. Tutti spaccati. Duri. Mariangiungiangela. Goes by, only on my mind.